Stringere i tempi per scongiurare la paralisi del porto di Pescara è l'obiettivo che si è posto il tavolo convocato stamani dal direttore marittimo regionale Verna alla presenza del provveditore interregionale alle opere pubbliche Carlea per puntualizzare e soprattutto coordinare i vari finanziamenti e i vari interventi programmati per fronteggiare la criticità dei fondali. Mentre parte il primo dragaggio, costosissimo per il macchinario che è dovuto arrivare dal Belgio e secondo i più inutile, Carlea conferma l'esistenza di un secondo finanziamento. Il problema è difficile. Noi abbiamo attivato delle iniziative proprio per tener conto di questa situazione. E credo la soluzione di aver spostato per questa emergenza una parte delle nostre risorse economiche previste per altri tipi di interventi, spostato 1.900.000 euro sul porto canale di Pescara, rispetta proprio il fatto che noi siamo ben consci della grave emergenza che riveste la sistemazione del porto canale, quindi l'insabbiamento che c'è e la necessità di effettuare, di iniziare con le prime operazioni di dragaggio all'interno di questo porto canale. Va bene? Quindi credo che debba essere messa nella giusta evidenza, ma non per attribuirci dei meriti, di avere avuto immediatamente l'intuizione di spostare risorse economiche da una parte all'altra, cioè da altri interventi, e questo 1.900.000 che è solo la prima parte di un programma che indubbiamente deve essere molto molto più ampio, però è il primo segnale, direi anche abbastanza importante, che va in questa direzione. Certo, ora saranno studiate le procedure tecniche e amministrative per accelerare e rendere efficace anche questo secondo intervento. Certo, è importante che la Regione, sulla spinta degli enti locali e degli operatori, abbia chiesto la dichiarazione di stato di emergenza. Certo, il commissario per l'asta fluviale Goio, presente alla riunione, riceverà giovedì anche questo incarico dalla Protezione Civile. Ma il problema non può che essere risolto in forma radicale, sottolinea il provveditore. La dichiarazione di stato di emergenza da parte della Protezione Civile accelera in qualche modo anche una procedura, vista la drammaticità della situazione. Avete un'idea tecnica su come affrontare? Se devo essere sincero, io della cultura dell'emergenza personalmente sono un po' stanco. Io vorrei che in Italia venisse attuata la cultura della programmazione e della pianificazione. Sarebbe molto più importante, perché altrimenti tutto è emergenza. Cioè, la mancanza di pianificazione e di programmazione, che questa è qualcosa che va veramente combattuta, va bene, porta alla cultura dell'emergenza. Poi ci lamentiamo se dalla cultura dell'emergenza escono fuori altre cose estremamente negative, perché con l'emergenza si combatte qualche cosa di estremamente, che è dovuto quasi all'emergenza serve per le calamità naturali, cioè per quelle cose che non si possono programmare. Qui è un discorso di programmazione e pianificazione che investe non solo il porto di Pescara, ma anche soprattutto il bacino, perché nel porto di Pescara arrivano le acque e le sabbie trasportate dal fiume Pescara. Quindi è il bacino nell'insieme, è un discorso di insieme, va bene? Il porto canale, il porto di Pescara non può essere staccato da un discorso che riguarda anche chi porta il materiale nel porto, e sappiamo bene che il fiume Pescara, sotto questo aspetto, il suo contributo lo dà in maniera notevole, va bene? E negli ultimi anni ne ha dato veramente più del normale.